volti più o meno noti della politica, vecchi e giovani di pirandelliana memoria si alternano nelle liste, da una compagine all'altra. Nel Vibonese per la Casa delle Libertà, per Vandaferro correrà Giuseppe Mangialavori, già presidente del Consiglio Comunale. Convinto fermamente della bontà dei propositi del presidente uscente della provincia di Catanzaro. Credo fermamente in Vandaferro, da quando insomma ho saputo che lei poteva essere una papabile, ho impiegato tutte le mie forze al suo fianco e combatterò fino alla fine questa battaglia. Battaglia che vede appunto da una parte Vandaferro, giovane amministratrice che ha dato dei grossissimi risultati nella provincia di Catanzaro e che potrà dare la sua esperienza, mettere la sua esperienza a disposizione della nostra Calabria. La considero l'ultimo treno per i calabresi e spero che i calabresi non lo perderanno questo terreno. Diversa l'opinione del giovane candidato nella Casa della Libertà, della compagine che fa capo a Mario Oliverio. Dall'altra parte il solito carrozzone di amministratori, di vecchi amministratori che hanno gestito per 30 anni una Calabria ridotta in queste situazioni. Chiare anche le sue aspettative dal futuro governo regionale. Quello che mi aspetto è che noi giovani, se in gamba, possiamo giocarci le nostre chance a prescindere dal politico di turno e dall'amico di turno. Io sono sicuro che Vanda saprà premiare la meritocrazia, quella di cui abbiamo bisogno adesso. Dalla circoscrizione centrale a quella settentrionale, nel Cosentino il Partito Democratico punterà su Franz Caruso. L'impegno più serio deve essere quello di mettere in rete tutti i settori, dare un progetto complessivo e unitario di sviluppo della Calabria, mettendo insieme le sue positività per creare economia, per creare appunto sviluppo e quindi occupazione. Il dramma della nostra regione è quello, l'occupazione. E dobbiamo impegnarci perché veramente ci sia la possibilità per chi ha le capacità, per chi ha le qualità, di svolgere un'attività lavorativa nella sua terra di origine.